Silvano Ciccarella, ci si ritrova sotto il Natale per condividere qualche minuto insieme, per fare un po' anche il bilancio dell'anno che sta per terminare. Ma tutto sommato possiamo dire che quest'anno finalmente siamo tornati a un anno positivo, sia per noi come attività che come per lo sport molisano. Speriamo che lo sia ancora di più nel proseguio dell'anno nuovo e che il 2024 sia un anno ancora migliore per tutti quanti. È sempre bello vedere durante queste cene che poi facciamo annualmente diverse generazioni, si parte dai più piccoli fino poi ad arrivare a persone un po' più adulte. Tu per esempio hai collaborato per diversi anni con Telemolise e non ti sei mai allontanato da questa grande famiglia. No, se uno crede nella famiglia crede anche in questo, cioè lo stare insieme, ecco, in mezzo a tanti giovani, a tanti ragazzi, fa comunque piacere. Per me che ho una certa età, anche se non sembra, però purtroppo gli anni ci sono, sono uno dei veterani qui di Telemolise e fa piacere rimanere sempre insieme. La redazione sportiva di Telemolise è reduce da Telemolise nel cuore, il Gran Gala di Domenica Sport, e anche quest'anno hai dato una grossa mano. Sì, lo faccio volentieri, anche perché è nato proprio dal questa iniziativa nuova, diciamo, dico nuova perché prima erano gli Oscar di Telemolise che poi per un po' di anni non sono stati più rifatti. Allora avevamo insieme a Antonio questa idea di riproporli e io riproposi proprio il fatto delle premiazioni, perché poi l'importante poi della serata soprattutto la premiazione, e io mi dedico a questo e lo faccio ben volentieri, anche perché abbiamo l'opportunità di riconoscere i nostri fratelli molisani che stanno fuori e che hanno fatto molta strada sia nella medicina che negli altri campi, nel sociale, nello sport. Quindi è un piacere ritrovare, anche perché è gente che conosciamo da molti anni. Ecco, quest'anno abbiamo premiato il professor Barisciani, che pensa è stato appena diplomato alla scuola dello sport del CONI e ci venne a fare il primo ritiro quando andammo in nazionale con l'Atleti, anni 70 parliamo, quindi voglio dire, fa piacere poi ritrovare dopo tanti anni sempre questi personaggi che si sono fatti conoscere nel mondo. Un'attività di famiglia che si trova a Boiano, una passione che condividi con tuo figlio? Sì, vabbè, mio figlio diciamo che ci sta poco, però diciamo che io porto ancora avanti, nonostante siamo arrivati a 48 anni, almeno io sono arrivato a 48 anni, perché poi è facile dire che le attività sono centenarie, però in questi 100 anni diciamo si sono susseguite più generazioni o più titolari d'azienda, invece io in 48 anni sono stato sempre io e continuo ad esserlo. Spero almeno di arrivare a fare il record a 50 anni. Qual è l'augurio per il prossimo anno? Ma che sia un anno positivo soprattutto per gli sportivi, che visto che parliamo di sport, ma diciamo in generale per tutti i molisani. Speriamo che le ombre di qualche anno fa siano svanite e che ci sia di fronte un nuovo orizzonte che porti, ecco, al progresso, alla pace nel mondo e a tante cose buone.